Questo programma è offerto da Banca Ifigest, gestioni patrimoniali di valore. Euro Impianti di Montemurlo, sistemi di aspirazione industriale, un'azienda al servizio delle aziende. Se l'industria tessile a Prato è stata la principale vocazione di questa città, è anche vero che la sua connotazione era principalmente quella che oggi chiameremo la sua nobilitazione, ovvero la parte finale della lavorazione del tessuto. Si trattava sostanzialmente di una lavorazione che faceva capo ad una delle produzioni meccanizzate, quale era quella della gualcatura. Non è un caso che la gora che scorreva in questo punto si chiamasse appunto Gora del Gualtiere. E questa zona aveva assunto il toponimo di Calimala. Calimala era quell'arte che raccoglieva sotto di sé tutte le lavorazioni che appunto facevano capo alla rifinizione di questi panni che venivano sostanzialmente prodotti a Firenze. Proprio qui, lungo questa gora, si trovava un antico mulino, il mulino di Santa Chiara, che prendeva appunto il nome perché era di proprietà dell'antico convento di Santa Chiara. È su questo mulino che nascerà, a metà Ottocento, uno dei primi nuclei di fabbriche storiche pratesi. Questo primo nucleo di fabbrica verrà acquistato dai fratelli Campolmi e da altri imprenditori che poi faranno la storia tessile pratese. È qui che nascerà appunto una cimatoria, che è un tipo di lavorazione che appunto attiene all'ultima fase della lavorazione del tessuto, ovvero la sua cimatura dei peli. Dopo l'acquisizione da parte dei Campolmi e dei suoi soci, questo mulino cominciò una sistematica trasformazione e un'addizione di tutta una serie di corpi che andarono a chiudere tutta la via Puccetti e si chiusero intorno a questa corte. In pochi anni questo divenne uno degli edifici più importanti di Prato, dove alcune innovazioni fecero capolino per la prima volta proprio in questo edificio. Una di queste innovazioni tecnologiche fu la prima ramèse. La ramèse era una macchina che serviva per asciugare i panni, subito detta dai pratesi la ramosa. E questa ramèse andò a sostituire quelli che erano gli antichi tiratoi che si trovavano sul mercatale, che da quel momento in poi cominciarono ad essere dismessi, poi completamente sostituiti negli anni 20-30 dall'allora casa del fascio. Quindi da questa fabbrica uscirono i panni più importanti e più interessanti di tutta Prato. All'interno della vecchia cimatoria Campolmi oggi è ospitato il Museo del Tessuto. Non è un caso che oggi ci troviamo proprio qui, perché una delle collezioni più importanti del Museo del Tessuto è costituita da alcuni broccati e velluti. È proprio in riferimento ai velluti che possiamo parlare di un'azienda tessile importante pratese. Si tratta della rifinizione Vignali. La rifinizione Vignali che si caratterizza soprattutto per la produzione di velluti, soprattutto con la sua bellissima collezione di cilindri in bronzo, unica in Europa, di cui alcuni esemplari sono custoditi proprio qui all'interno del Museo del Tessuto. Thank you.
Sono titolare della rifinizione Vignali, l'attività della rifinizione Vignali è iniziata da mio padre nel 1947, non come rifinizione Vignali ma come azienda artigianale che garzavano le coperte, quelle che poi servivano anche per i soldati in Africa. Nel 54 sono entrato io che avevo 14 anni, quest'anno faccio 60 anni di attività in azienda, quindi mi sono sempre interessato delle attività sia di finissaggio che anche di creare delle macchine o delle modifiche sulle macchine già esistenti per sviluppare tipologie diverse da quelle che a Prato normalmente veniva fatto. Il cambiamento importante che è avvenuto a Prato è stato negli anni 60, quando è cominciato ad arrivare fibre nuove, tipo acrilico, che di lì facevano sia tessuti per arredamento, poi anche per fare le finte pellicce che venivano fatte con le macchine americane che le si chiamavano Wildman. E lì è stato fatto tanta produzione che serviva sia per l'interno delle pellicce o anche per l'esterno per fare le finte pellicce e anche poi per fare i tappeti per poi andare nelle case. Questo è stato un'innovazione assoluta che devo dire che a quell'epoca c'è stato, quello che ha importato questa tipologia è stato l'edificio Becagli di Mario e Piero, che a quell'epoca sono stati veramente innovativi. Poi di conseguenza sono venute anche altre aziende, però ecco, da quel momento lì il cambiamento di Prato è stato notevole. Poi c'è venuto il periodo in cui veniva fatto le sete lavate, che quelle sono grazie anche all'innovazione dell'airo, che è una macchina che asciuga in corda e nell'asciugare rompe il tessuto, rompe, insomma lo ammorbidisce. Questo è stato, diciamo, le tipologie più importanti che a Prato abbiamo avuto. Nella mia azienda ho sempre cercato qualcosa di nuovo. In quell'epoca lì che veniva fatto tessuti in pilorre, mi fu chiesto di trovare una soluzione per effettuare l'aspetto cavallino. Era nel 65 e creai una macchina che poi la brevettai anche e che ancora è tuttora esistente e di volta in volta, una volta o due al mese, ancora facciamo quegli articoli che andavano in quell'epoca là. Abbiamo continuato a fare ricerca e alle macchine interne abbiamo fatto delle modifiche per ottenere degli effetti speciali. E ora, diciamo, c'è stato dei vari periodi che poi, c'è stato il periodo in cui andava il velluto cordes, quello per pantalone e giacchette, che è stato un periodo in cui veniva fatto tanto di questo articolo. E io devo dire che sono stato il primo a portarla a Prato, in quanto mi fu richiesto dal cotonificio Rossi di Vicenza, comprai le macchine per fare il taglio del velluto, la spazzolatura e tutto quanto. Devo dire anche che anch'io a quell'epoca mi garbava viaggiare e quindi sono stato molte volte in Germania per vedere come lavoravano, perché certe tipologie in Germania a quell'epoca erano avanti a noi. E quindi poi ho comprato delle macchine per la tintura, per il velluto e poi anche per il finissaggio.
questo continuo viaggiare in Germania per andare a trovare queste novità o anche prendere gli spunti per poi fare delle innovazioni, mi portò nel 95 a scoprire che un'azienda che era specializzata in velluti di abbigliamento di viscosa seta, cioè avevano una collezione di cilindri per goffrare, come qui potete constatare, che l'azienda chiudeva. E io mi trovai per fortuna in quel momento, lì in questa azienda, e io decisi di acquistare in blocco tutti questi cilindri, che sono circa 400, che è una collezione, io credo sia la più importante che ci sia ora in Europa. È una collezione che attraversa tutti i periodi, perché ci sono dei cilindri, sono marcati 1906, quindi vuol dire che si attraversa tutta la collezione, tutte le epoche dell'abbigliamento e anche dell'arredamento. E ora questi cilindri li sfruttiamo per l'arredamento, che facciamo cose veramente particolari e apprezzate dal mercato. Sempre stato uno curioso che mi garbava vedere cosa facevano gli altri per poi vedere anche quello che potevo fare io per migliorare e fare cose nuove. Noi sfruttiamo sempre i soliti cilindri per fare un'infinità di cose. Sfruttando quei cilindri lì riusciamo a fare questo disegno qui. Certi articoli sono nati anche per errore, no? Uno magari una pezza la mette alla rovescia invece è diritto, copre e viene un articolo interessante, come a Prato è successo diverse volte, perché alcuni miei clienti mi hanno portato degli articoli, dice questa è la parte da garzare, io l'ho garzata la parte al rovescio sbagliando, è venuto fuori un articolo interessante che magari ha fatto, io per dire, nel 97 si può dire questo, che copiando un articolo di arredamento ho fatto un articolo per abbigliamento ed è venuto fuori il famoso dainetto, che è viscosa poliestere, pelo di viscosa e ordito di poliestere, è venuto fuori un articolo molto interessante, c'è stato riconosciuto anche alla stampa nazionale. Prato con questo articolo ha lavorato 4 anni, poi dopo è arrivato il famoso camoscino dalla Corea, dalla Cina e ha bloccato questo qui, però per 4 anni Prato ha lavorato e quindi anche con grosse soddisfazioni. Questo devo dire che è un articolo che ho realizzato io studiando
partendo da articoli da arredamento e l'ho trasformato in articoli da abbigliamento. Quindi a volte prendendo spunti da diversi articoli si può ottenere altre cose che magari anche interessanti. Questo è un gabinetto stampato e spazzolato, e quello là c'è sempre il solito gabinetto stampato con quei disegni là. È un tessuto fatto su telaia a doppia pezza. Il telaia a doppia pezza è che nasce così, no? C'è una lama che passa, taglia e lo divide, diventa due pezzi. E c'è questo il pelo di questo qui. La mano sembra un camoscio, no? C'è chi lo chiamava dainetto, chi lo chiamava camoscino. Però questo è dell'articolo che abbiamo per 4 anni però ha lavorato in questo articolo qui. E di qui poi c'erano tutte le varianti. Perché dice Prato? Perché poi l'hanno nominato in diversi. Lo facevano tutti. Sì, Anche quelli facendo le coperte si erano messi a fare questi articoli. Volevano tutti questo. Ma non serve una macchina particolare? No. Cioè, con che si fa? Ma questo si faceva gazzandolo, termofissandolo, poi si tinge e poi si scimmia. La nostra è una ricerca continua. Poi ci sono articoli che vanno, ci sono articoli che poi magari vanno al Museo del Tessuto, però l'importante è realizzarli. Questo qui, per dire, è un articolo che nasce liscio e noi aspirando di pelo dal rovescio riusciamo a fare un velluto a giaccar. Questa è una delle ultime innovazioni che abbiamo fatto. Poi abbiamo altri articoli cimata a disegno, insomma, la nostra è una ricerca continua. Queste qui sono tutte lavorazioni particolari, anzi queste sono assolutamente, queste le sono irripetibili perché la macchina è una macchina che è tedesca, fatta da un ingegnere tedesco e qua chiuso, quindi l'unica che esiste al mondo che fa quella lavorazione. Questo è quell'articolo che ho fatto vedere prima, questo è sempre con quella tecnologia lì, un altro disegno. Fino a qualche anno fa viaggiavano con le forbicine in tasca e quando nessuno le vedeva tagliavano un pezzetto. Ora la tecnologia gli ha dato un ulteriore vantaggio. Con il telefonino fanno la foto e quindi non c'è problemi neanche di portarsi dietro le forbici. Quindi la tecnologia le è andata a favore anche di queste cose. Però d'altra parte io credo che Prato sia arrivato a livelli in cui siamo arrivati. Molto è dovuto anche alla possibilità di vedere, spaziare e fare e mettere insieme diverse tipologie e creare articoli nuovi. Ma per far questo bisogna vederli, no? Loro ne vedono una cosa, ne vedono un'altra, li mette insieme e crea un articolo nuovo. Questa è stata anche la forza di Prato, perché mentre al nord le aziende sono sempre state molto chiuse, nelle aziende non entrava nessuno, invece a Prato, essendo più aperti, si è dato modo di avere una creazione maggiore. Quindi si ha un danno, ma si ha anche un beneficio. Tutte queste conoscenze le sto trasferendo tutte a mia figlia Barbara, che sta prendendo passione a queste novità. Quando noi l'abbiamo costruita la prima volta nel 95, era una macchina che si gestiva male perché c'era 4 teste, quindi riuscire a combinare 4 teste che potessero lavorare e senza creare difetti era difficile. Però quell'epoca lì andavano, era una novità assoluta e pertanto anche se c'era qualche difetto
lo prendevano lo stesso. Poi la macchina successiva è stata quella là, che diciamo sta quella a 10 anni, quindi quella è abbastanza nuova, però anche quella è sempre discontinua, ha una testa sola laser, però è discontinua, mentre questa qui è una macchina in continuo, questa lavora come un telaio, va avanti piano piano ma va sempre continuo, e questa ci permette di fare cose che sull'altra non è possibile farle, quindi qui possiamo, qua si vede come lavora. Qui possiamo fare tutti i disegni che uno ti viene in mente, perché basta scannerizzare e realizzare il disegno, quindi si fa tutto. Questo qui, per dire, è un altro disegno, è un disegno traforato, però è un disegno diverso. Una lastra di vetro che è stato disegnato. E qui ci fanno degli specchi favolosi. Praticamente c'è questa pellicola con il laser della facciamo il disegno, poi con la luce riflette davanti e viene una cosa straordinaria. Il trasferimento di conoscenze fa migliorare, perché si è visto, no? Tutte le aziende sono rimaste chiuse. Al loro interno ne hanno sviluppato poco, quelli che hanno sviluppato sono quelli che avevano più possibilità di muoversi o nel distretto o anche fuori. Il nostro know-how è sempre stato quello di innovare, di fare cose che particolari, che non facessero gli altri. Poi, come succede sempre, le aziende cercano di copiare e non sono solo
c'è anche altri che lo fanno, però questa continua ricerca ci porta sempre a essere un po' avanti agli altri, ecco, e quindi questa è la nostra forza. Noi siamo specializzati in velluti per arredamento, abbiamo fatto una scelta precisa perché non ci si può disperdere su tante tipologie che poi alla fine si rischia di non fare bene niente, allora ci siamo specializzati. Questo è il nostro percorso, cerchiamo di andare avanti anche con le difficoltà del momento, però penso che ci possa essere ancora futuro in questo settore. Questo programma è stato offerto da Banca Ifigest, gestioni patrimoniali di valore. Euroimpianti di Montemurlo, sistemi di aspirazione industriale, un'azienda al servizio delle aziende.